Buon pomeriggio, ciao, sono Stefano, benvenuti e questo è l'appuntamento Incartrati, è l'appuntamento per imparare a usare Cartral Top, è l'appuntamento settimanale per ottimizzare le proprie risorse, per cercare di migliorare nell'automazione marketing. Controllo se siamo online, controllo se... ok. Benissimo, ok, allora, di cosa parliamo oggi? Oggi rispondo a una delle domande, uno degli aspetti che probabilmente frequentemente si presentano, che riguardano le sequenze. Le sequenze sono una delle funzioni che trovi dentro Kartra e che ti permettono di applicare le tue automazioni. Ok, io ho preparato un po' di materiale. Chiaramente, se stai guardando questo video in live o se lo stai guardando registrato, puoi lasciare la tua domanda tramite i commenti. Sarà un piacere per me rispondere direttamente alle domande che ricevo. Ok, per cui se lo stai guardando, ciao Gabriele, ben trovato. Se lo stai guardando live nel gruppo Incartrati, bene, se lo stai guardando su YouTube o su altre piattaforme, puoi comunque fare la tua domanda. Il gruppo Incartrati è il gruppo privato, basta chiedere l'accesso e rispondere a un paio di domande per migliorare i propri risultati, per migliorare le proprie performance dentro Cartra, attraverso Cartra, ok? Per cui cerco di essere rapido, ma soprattutto di essere efficace nella gestione di questo tempo insieme, parlando un pochino anche utilizzando una scaletta che avevo preparato, che ho preparato, ok? Per cui torno qua. Eccomi. Chiudo Skype, chiudo WhatsApp. Benissimo, sono qua, vado in condivisione schermo. Ok, per cui come usare le sequenze in Kartra? Questo è l'argomento di oggi. Ogni domanda riceve risposta, per cui se hai domande puoi lasciarle direttamente qua sotto. Kartra è facile o difficile? Questo qui potrebbe essere un aspetto, no? Allora, molti quando approcciano a Kartra, soprattutto se Kartra è il primo software, il primo programma con cui hanno avuto a che fare, che fa cose del genere, che si occupa di email marketing, che si occupa di automazioni, che gestisce un po' il CRM, i lead, lo giudicano molto difficile per diversi motivi. Beh, forse in molti casi è perché è in inglese, per cui non è così facile da utilizzare per noi che siamo italiani. Non capiscono bene cosa devono fare per realizzare la propria strategia e non capiscono a cosa servono le varie funzioni, perché Kartra, per chi ancora non è mai entrato dentro, poi ci entriamo insieme, è un software che dentro ha veramente decine di funzioni. E dice, ma mi servono tutte? No, ma a me serve solo una parte. Ecco, su questo c'è da valutare, perché non è detto che ti servano tutte contemporaneamente, ma per una strategia omnicanale, per una strategia digitale, sicuramente più ne hai, più ne usi, perché tutte possono essere messe a reddito, tutte possono generare un beneficio. Non dico che sia intuitivo, però dico che rispetto a tanti altri programmi con cui ho avuto a che fare nel tempo, Infusionsoft o Ontraport, ma MailChimp era semplice, però era soltanto un erogatore di newsletter. Ho visto anche Business in Cloud. Non hanno niente da che rivedere, cioè Kartra è molto più semplice da utilizzare rispetto ad altri. Ah, Builderail anche ho visto. Secondo me è molto più completo Kartra, è molto più intuitivo. Detto questo, andando a parlare proprio di sequenze, la domanda successiva è a che servono le sequenze. Per cui Kartra è un programma per inviare email e le sequenze servono a questo. Cioè, sì, servono inviare le email, ma non solo le email. Perché Kartra è un programma che invia email, sicuro, su questo non ci piove, ma il motivo per cui è nato è
in modo dichiarato da Genesis, che è l'azienda che l'ha creata, è quello di aiutare le aziende a vendere anche attraverso le mail, anche inviando email, ma non solo. Le sequenze sono uno strumento attraverso cui le logiche e le strategie che noi immaginiamo diventano automatiche. Le sequenze sono la funzione, la parte della nostra strategia che riguarda l'automazione pura. Se una persona ci lascia i dati, riceve una mail con un link per andare ad una pagina da cui può cliccare un bottone per scaricare un documento e poi gli parte una serie di email scadenziate nel tempo, perché dopo che ha letto magari io posso fargli delle domande sul documento che ha letto, oppure posso dire se non mi risulta che ha cliccato quel bottone, gli mando il link tramite le mail, non solo tramite la pagina. Questi sono passi intuibili, non serve essere un esperto di Kartra o di altri sistemi di automazione per capirli, però sono passi semplici da gestire. Ma dietro ci sono logiche e automatismi che rendono il percorso automatizzato e personalizzato. Ci deve essere una logica. Ciao Simone, ben trovato. Ci deve essere una logica che permette di capire quando inviare una mail, quando non inviarla, come capire se è stato scaricato un documento o come verificare che non lo è stato, come capire se la mail è stata aperta o cliccata, quello che sia. Ci sono una serie di strumenti che devono essere messi in pratica. Oggi ne vedremo qualcuno. Prima di continuare, io faccio una breve parentesi per presentarmi. Chi sono io? Per chi non mi conosce. Mi chiamo Stefano Benvenuti, sono un esperto di automazione marketing, sono l'autore del libro Alta Fedeltà che tratta i temi della fidelizzazione, di come far tornare i clienti a comprare da noi. Sono il creatore, sono coautore del libro Web Marketing, il manuale, edito da Flaccovio insieme ad altri autori. Sono affiliato di Kartra, sono anche un Kartra expert e ho creato questo appuntamento settimanale, questo gruppo incartati, ma anche questo appuntamento settimanale video per conoscere Kartra e per permettere a chi si sta approcciando a Kartra anche di imparare a utilizzarlo al top. Sono anche il creatore di KFC. KFC è l'unico strumento che permette di mettere in collegamento Kartra con fatture in cloud per generare in automatico documenti di vendita, ordini, fatture ogni volta che tu fai una vendita in Kartra, perché Kartra è un prodotto americano, non rispetta le nostre leggi riguardo alla fatturazione elettronica o quant'altro, e tramite KFC tutto quanto diventa automatico. KFC.it. Detto questo, ti parlo di BAM. Cos'è BAM? BAM è probabilmente il motivo per cui io sono passato da Infusionsoft a Kartra e riguarda proprio le sequenze. BAM è un acronimo, sta per, se ricordo bene, Behavioral Adaptive Marketing, cioè il marketing che si adatta ai comportamenti. Cioè segue, e questo lo fanno le sequenze, segue le azioni fatte online dai tuoi contatti e reagisce Kartra in modo immediato e automatico. Alcuni esempi: il cliente apre una mail, bam, succede qualcosa. Il cliente clicca un link all'interno di una mail, bam, succede qualcosa. Il cliente abbandona il carrello, ha visitato un carrello ma non lo completa, bam, serve qualcosa, succede qualcosa. Acquista un prodotto, succede qualcosa. Visita una pagina, succede qualcosa. Vede un video, succede qualcosa, interrompe la visione di un video, succede qualcosa, ma che cosa intendo? Intendo dire che, mettiamo il caso che io voglio dire, tutti quelli che vedono questo video che io ho messo in quella pagina, quando arrivano al minuto finale, al quinto minuto del video, mandagli una mail per sapere se gli è piaciuto. Se lo interrompono prima, mandagli una mail per dire completa la visualizzazione, ad esempio, la visione. Se la persona gli ho fatto fare un sondaggio e risponde a questo sondaggio, perché non mettere le risposte che lui ha dato nel sondaggio e inviargliele per email per dirgli: allora, queste sono le tue risposte. Secondo me potremmo anche parlarne insieme, fissiamo una call per approfondire l'argomento. La persona, vedendo le informazioni ricevute, può essere interessato a parlare con te. E se invece faccio un quiz dove io dico che ci sono risposte giuste o sbagliate, posso
creare in automatico una funzione che verifica se il cliente ha mandato delle informazioni giuste o sbagliate. Se resta su una pagina un tot di tempo, gli faccio vedere un'altra sequenza, piuttosto che se clicca un bottone, gli attribuisco un tag che genera. Ok? Questo è BAM. Cioè, BAM è la funzione che permette di automatizzare una reazione, e la reazione avviene dentro le sequenze. Tutto chiaro? Se non è chiaro, fammelo sapere nei commenti. Se invece è chiaro, fammelo sapere con un mi piace, almeno così iniziamo un po' a interagire. Se dimentico qualcosa, se pensi che tu vuoi capire se quello che di cui sto parlando può andare bene nella tua idea di strategia, nel progetto che hai in mente, allora fammelo sapere anche questo nei commenti. Sta di fatto che le sequenze sono uno strumento da usare per raggiungere il nostro obiettivo. Vediamo qualcosa in pratica, vediamo qualcosa nello specifico. Quello che vedremo oggi, innanzitutto, è come inviare un lead magnet a chi lascia i dati. La persona lascia i dati in un form, in automatico riceve qualcosa. Vediamo cosa e come. Quando sto, ad esempio, io ho bisogno di inviare due mail diverse ad un cliente in base alle azioni che compie sul sito. Per cui una persona che ha cliccato un bottone, o persone che non hanno cliccato, persone che magari hanno lasciato i dati e sono uomini, persone che hanno lasciato i dati e sono donne, semplicemente. O in alternativa o in aggiunta, come recuperare vendite grazie al carrello abbandonato? Forse una delle strategie più comuni, più conosciute rispetto all'automazione marketing, e anche con Kartra chiaramente si possono realizzare. A questo punto iniziamo. Te lo faccio vedere praticamente, te lo faccio vedere all'interno del programma, per cui adesso entreremo nel mio programma. Quello che ti sto per far vedere è frutto della mia esperienza, per cui se tu, ad esempio, in relazione alle informazioni che hai, dovessi dire: ma io so che si fa in un altro modo, è possibile, non è detto che il mio modo sia l'unico. So per certo che però il mio modo raggiunge lo scopo, cioè ti porta a erogare il servizio, a inviare il documento, a recuperare il carrello perso, piuttosto che a dividere le mail in relazione alle informazioni che hai sui clienti. Poi si può sempre migliorare, per cui se hai un'idea diversa rispetto a un modo di fare o rispetto all'utilizzo delle sequenze stesse, scrivimi un commento, fammelo sapere, e oppure mandami un messaggio, così so se quello che ti sto dicendo e spiegando potrebbe essere fatto in modo diverso. Tuffiamoci. Per cui, cosa andremo a fare? Aspetta, ok, board, anzi no, andiamo qui, una nuova, no, ok, ragioniamo, si carica, noi andiamo a ragionare su. Andiamo a ragionare, non mi serve, olio bianco, perfetto. Andiamo a ragionare rosso. Andiamo a ragionare su, quindi, una persona che va su una pagina, lascia i dati, riceve una mail per eventualmente confermare la data privacy. A questo punto va nella pagina di ringraziamento e da qua può andare a scaricare la mail, ma contemporaneamente riceverà anche lo stesso documento tramite email fino a che non lo scarica. Quando lo scarica, la campagna si ferma. Ci siamo? Come lo facciamo questo? Andiamo dentro Kartra, andiamo dentro le sequenze e prendiamo atto del fatto che esiste già il form. Quindi, che facciamo? Esiste già il form che si appoggia alle pagine e si appoggia alle informazioni che noi abbiamo già creato.
Quello che andremo a fare a questo punto è, lavorando in communication, aspetta che ho aperto lead già, in communication, in sequences, io creo una nuova sequenza e la chiamo test invio lead magnet. Ci siamo? In questo caso, quello che le sequenze fanno è loro da dove partono? Partono tutti da questo. Questo che è lo starting rules. Funziona se lo faccio questo. Ah, ecco, funziona in questo caso con lo starting rules. Cos'è lo starting rules? Lo starting rules è la regola di partenza. Cioè, una cosa che dobbiamo tenere sotto controllo, sempre, dobbiamo essere sempre consapevoli, che tutte le automazioni, tutte le sequenze partono sempre da un input. Il cliente ha fatto qualcosa per generare poi qualcos'altro, in questo caso è la regola di partenza. La regola di partenza può essere di diverso tipo, può essere un form, può essere un tag che viene applicato, può essere una lista a cui l'utente viene iscritto, può essere un acquisto che compie, può essere la visita ad una pagina, può essere anche lì essere introdotto in una sequenza, lo introduci in un'altra sequenza ulteriore. Può essere un'automazione più evoluta, per cui se l'utente ha raggiunto o compilato un altro form, piuttosto che ha cliccato un tracking link, piuttosto che ha visitato, gli è stato rifondato il denaro per un acquisto, ha visto il video per intero o in parte, ok? Cioè, in questo caso, quello che noi andiamo a vedere è quando l'utente riempie un form. Diciamo il form. Form, ecco qui. Ciao Claudia, ben trovata. Quindi, quando la persona parte iscrivendosi a un form, è lì che partono le diverse attività delle sequenze. Quali sono le attività possibili? Elenchiamole velocemente. Posso inviare mail, posso inviare SMS, posso aggiungere o rimuovere un tag, un'etichetta che descrive l'utente. Posso iscrivere o disiscrivere il lead in una lista, posso iscriverlo o disiscriverlo in una sequenza. Cioè, ad esempio, io posso dire, se l'utente fa parte di una sequenza di nutrimento e poi a un certo punto scarica, lascia i dati per scaricare un lead magnet su un prodotto, io a quel punto lo blocco dalla sequenza in cui era e lo inserisco in una sequenza che è appunto questo qui. Quindi la prima cosa che posso fare è che se la persona si trova in questa sequenza, gli dico bloccalo dall'altra parte, ok? Oppure posso creare delle automazioni avanzate direttamente dentro la sequenza, a un determinato punto della sequenza stessa, del flusso. Posso attivare questa funzione veramente eccezionale che si chiama split. Cos'è la funzione split? La funzione split risponde a un criterio. Opera. Ta-ta. Ok. Ha un criterio che è questo. If then. Che in inglese significa se allora, anzi sarebbe if then else, se allora altrimenti. Perché questo? Perché io posso trovarmi in una condizione per cui la persona si è iscritta al form, entra e magari sta per ricevere le informazioni. E io voglio dire, ma questa persona è già mio cliente oppure no? Allora, se è già mio cliente, mandagli questa mail. Se non è mio cliente, mandagli quest'altra mail. Ha senso? Come facciamo noi a capire se lui è mio cliente o meno? Io lo posso capire, adesso me lo rimetto, se qui inserisco una verifica. Se il mio cliente va qua, se non è mio cliente fa qua, semplicemente. Sì.
Se succede questo, allora, altrimenti, ok? Ma nello specifico qui che significa? Significa che io posso qui mettere uno split test, gli dico fallo subito, quando le persone entrano qua dentro fagli subito un controllo, in qualsiasi momento del giorno, e gli dico, questo cliente fa parte della lista clienti Cartra, clienti privilegiati, clienti, esempio metto qua, fa parte della lista questa, o quindi fa parte di una lista o fa parte di un'altra lista, clienti privilegiati o fa parte della lista. Clienti Simsol, perché se fa parte di una di queste liste, se è verificata questa opzione, allora se è verificata questa opzione, vai qua e mandagli una mail e gli dici grazie per aver richiesto l'informazione, ecco il documento e magari lo fermo qua. Se invece non fa parte di questa sequenza, lo posso mandare dall'altra parte. Lo posso mandare dall'altra parte e gli dico: allora, grazie per aver scaricato il documento. Fissa un appuntamento, fai il sondaggio, acquista il prodotto. Ci siamo? Quindi, nell'invio della mail per dargli il lead magnet, io vado a inviare la mail seguendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 step. Dove il primo step è il delay, cioè quanto tempo passa da quando la persona fa la richiesta o quindi c'è l'input e noi dobbiamo inviargli la mail. Dici mandalo subito, aspetta un tot di giorni o esegui questo comando dell'invio della mail in un momento specifico. Diciamo che la mandiamo subito. Manda la mail in quale giorno? Quindi vado avanti. In quale giorno? Diciamo che io lo mando tutti i giorni meno il sabato o la domenica, perché non vorrei che lui mi chiamasse il sabato o la domenica quando io invece sto in famiglia il sabato o la domenica. Oppure mandaglielo in ogni momento del giorno, ogni giorno della settimana, ma mandaglielo solo ad esempio la mattina. Mandaglielo la mattina dalle 6 alle 7. Manda la mail, gli mettiamo il nome mail 1 o quello che ti piace. Usa il gateway carta se ce n'hai altri, usane altre. Puoi anche modificare quello che lui vede come mittente. In questo caso ci metto servizio oppure consegna PDF, ok? E la mail la faccio partire da Stefano Benvenuti. Hello Stefano Benvenuti. Va bene? Mandala a tutti, oppure io posso mettere un altro filtro, tipo mandala se a chiunque raggiunge questo step, ma potrei filtrarlo ulteriormente dicendo mandala a tutti quelli che hanno comprato, che hanno questo lì di scorro, qui dicendo. Posso applicare, posso fare un invio diretto di mail o posso fare uno split test, cioè posso andare a definire due mail uguali. Vado su split test. Che succede? Quando io vado su split test, lui mi propone di creare due mail uguali A e B, dove io sarò la persona che dirà questo gruppo, questa mail A la mandi, che succede? Ok, questa, aspetta, 50, ok, questa la mandi al 50% e questa altro 50%, ok? Volendo potresti aggiungere un altro split test, però diciamo tu mandi la stessa mail dove in una ci metti ad esempio ecco il PDF per te oppure ecco l'ebook, vedi qual è quella che apre di più e in funzione di quella che apre di più lavori solo con quella. Poi quella che apre di più, come, che carattere ha utilizzato, che parola ha utilizzato, cioè volendo puoi andare a ottimizzare questa funzione. Diciamo una mail singola che facciamo prima. Puoi inviare mail solo testo o puoi creare una mail impostando o un template che trovi già bello e fatto o volendo puoi creare i tuoi template. Quindi metti il tuo template e le persone poi
possono tu puoi personalizzarlo come ti pare e piace. Automazione, cioè qui puoi ad esempio creare un'automazione per dire se l'utente apre questa mail, ok, se non apre questa mail in 24 ore, ad esempio, in 23 ore, ecco, attribuisci un tag. Perché? Perché se io gli attribuisco un tag, adesso non lo faccio, ok, vado avanti, ho creato la mail, che disattiva, clicco questo bottone Arrange Items e si mette tutto in linea. Hai visto? Le mail sono disattive finché non l'attivi. Volendo posso anche clonarla e la utilizzo anche per il lato falso, magari andando a modificare quello che mi serve. Perché dico dopo 23 ore? Perché magari posso mettere un altro split test per dire ok, se l'hai fatto o non l'hai fatto. Ora, quello che noi abbiamo fatto è una microsequenza che chiudo mettendo qui completo, quindi completando la sequenza vera e propria. La metto anche qua. Ok, metto tutto in linea, attivo, attivo, attivo. Per cui le persone quando riempiono il form, se sono già clienti, ricevono questa mail, se non sono già clienti ne ricevono un'altra, ad esempio, perché lì puoi andare a modificare. Per cui siamo andati, nello specifico, a guardare sia come si inviano le mail a chi ci lascia i dati, ma anche come inviare due mail diverse ad un cliente in base ad azioni che compie sul sito, quindi se ha un tag, se ha un'etichetta oppure no. Se è chiaro, bene, se avete bisogno di specifiche riguardo a questa informazione, fatemelo sapere nei commenti, ditemelo, almeno così entro nel dettaglio se c'è bisogno. Un aspetto che voglio farti vedere ora, maggiormente, è quello che riguarda il carrello abbandonato. Cioè, se io apro qui prodotti e vado su, vediamo un po', articolo test, prodotto test. C'è una fase specifica della definizione del prodotto dove io posso andare a definire qual è il tag che viene considerato attribuito all'utente per il carrello abbandonato e dovrebbe essere il checkout o il post sale. Ora ci arriviamo. Pagina no. Checkout. Cart abandonment tagging. Cioè questo qui cos'è? Significa che il sistema aggiungerà un tag ai clienti, ai lead che conosce, se dopo che sono andati sul carrello e hanno iniziato la compilazione, non completano l'acquisto entro 60 minuti. Per cui noi qui dobbiamo dire a quale price point, ok, mettiamo questo, qual è il tag specifico, mettiamo test. Test abbandonato, ok. Nel momento in cui la persona va nel prodotto, non completa l'acquisto, parte una mail. Che mail potrebbe partire? Io qui potrei mettere anche, quindi quando chiedono il lead magnet, ma potrei mettere anche tag test. Test abbandonato. Cioè posso anche nella sequenza inserire più di un lead magnet. Posso inserirne, secondo me non troppi, quando ne hai messi tre è sufficiente. Per cui la cosa fondamentale è che io posso andare a creare questo aspetto. Quindi gli ho mandato, se le persone non comprano, posso inserire all'interno della mail anche un coupon. E questa mail adesso l'ho interrotta, ma potrei farla ripartire all'infinito. Potrei anche
utilizzare questa funzione che si chiama goTo, che si trova sotto split, ad esempio, la tolgo da qua sotto. E che fa questa funzione goTo? In pratica ti dice aspetta un giorno, ok? In qualsiasi giorno dell'orario, giorno della settimana, e invia la persona allo split 1. Cioè, che significa? Quando viene usata questa funzione, questa caratteristica, questo bottone, questo blocco nella sequenza, quello che succede è che noi stiamo dicendo a Kartra, quando le persone entrano in questa sequenza, verifica se sono già clienti o meno. Se sono clienti, mandali qua e gli dici qualcosa. Se non sono clienti, mandali qua. Ok? Ma volendo, potrei dire se sono clienti, mandali dopo un giorno, mandali alla mail dopo un giorno, mandalo di nuovo qua. Adesso non c'è un motivo specifico, è solo per dire, per presentarti questo sistema. Perché questo? Perché tu potresti creare, ad esempio, una sequenza di nutrimento e quando è arrivata la fine non vuoi ricominciare a scrivere, vuoi dire magari hai creato una sequenza di 12 mail, inviandole una al mese, e dopo 12 mesi non vuoi ricominciare a scrivere. Dici ok, ma sai che succede? Dopo 12 mesi riparti dall'inizio. Come fai? Alla fine, prima del completa, aggiungi questa funzione goTo e gli dici di ripartire dal primo blocco. Ogni blocco, se ci fai caso, ha un numero. Ha un numero. Questo è il numero che ti viene chiesto quando devi andare a definire dove deve andare, a quale step deve andare. Vedi, qui ogni step ha un numero. Ci siamo? In questo modo noi abbiamo visto come attivare, inviare un documento, come distinguere l'invio dei documenti in funzione delle informazioni che sappiamo sull'utente. Abbiamo anche visto come attivare il carrello abbandonato, abbiamo visto come eventualmente ricreare una sequenza che si ripete nel tempo. Tutto questo con Kartra, per chi fosse intervenuto nel frattempo. Posso anche dire semplicemente al sistema di aspettare, perché io magari voglio fare questa sequenza, però magari gli dico allora fai una cosa, aspetta un mese e poi fa ripartire tutto quanto. Il goTo che fa ripartire tutto funziona per 4 volte, dopo 4 volte si interrompe comunque la funzione, ok? È stato deciso da Kartra di mettere un limite. Ora con le sequenze noi possiamo fare veramente tanto, potremmo attribuire un tag se le persone vedono un video e mandargli una mail, sono andati su una pagina e gli diciamo magari sono andato alla pagina in cui tu parli del mio argomento e tu puoi mandargli una mail solo per dire che se quell'argomento gli interessa sei disponibile a approfondirlo con una call. Se le persone volendo un'altra cosa, quando sono qua tu le puoi mandare anche in sottosequenze. Puoi anche fare in modo che, ad esempio, tu mandi tutti quelli che sono interessati a un argomento, li mandi in questa sequenza. Chi è interessato ad un altro argomento, lo mandi in un'altra sottosequenza. E puoi crearne altre sottosequenze, per cui, in base alle risposte che danno a un sondaggio, puoi creare delle sottosequenze separate. Ci avete mai pensato? Avete mai visto qualcosa del genere? È veramente una funzione molto, molto ben fatta questa di Kartra. E penso che possa, chiaramente le sequenze si possono stoppare, si possono clonare, si possono inserire in una campagna e le puoi spedire e vendere ad altri. Eventualmente potresti anche comprarne di già fatte, ok? Questo per dire che dobbiamo sempre partire dalla strategia, come abbiamo fatto prima, no? Quindi se succede gli mando questa informazione, se succede B, gli mando quest'altra informazione, se succede C, gli mando quest'altra informazione. Tutto quello di cui stiamo parlando adesso è difficile usare, no, ok, non me lo fare. Tutto quello che stiamo vedendo adesso è fondamentale per gestire i nostri progetti. E i nostri progetti partono sempre da una cosa, la strategia. Prima di
definiamo la direzione e poi ci mettiamo in cammino. Prima definiamo cosa vogliamo realizzare e poi ci mettiamo a realizzarlo. Se avete domande in questa fase, fatele, scrivetele nei commenti, io rispondo senza nessun problema, anzi con grande piacere. Tre cose, tre consigli, ok? Cioè, quello che abbiamo visto a questo punto è, queste sono le sequenze. Soprattutto se vuoi maggiori informazioni, se stai guardando questo video, sei arrivato fino a questo punto, puoi fissare una call, come già ho detto. Cioè, se tu vai su stefanobenvenuti.com, ok? Che è il mio sito, e clicchi qua su fissa una call gratuitamente, scegli il momento migliore per le tue disponibilità. E prenderai 30 minuti di call per parlare con me di quella che è la tua strategia. Ti verrà richiesto di rispondere a un paio di domande dopo che fissi l'appuntamento, per fare in modo che quando poi noi andremo a parlarne, io sappia di cosa vuoi parlare. Ed è importante perché tramite la call è il modo più veloce per rispondere alle domande, soprattutto per poter orientare il tuo obiettivo, per poter orientare la tua direzione nella realizzazione dei tuoi obiettivi, punto. Se vuoi imparare maggiormente a utilizzare Kartra, un'altra cosa che ho creato all'interno del mio sito è il corso di Kartra. Se vai un po' più giù, c'è un corso di Kartra. È un corso che puoi acquistare a un prezzo di 97 euro. Se volessi averlo gratuitamente, è sufficiente cliccare sotto. Se sei già mio affiliato, quindi se hai creato già il tuo account Kartra passando dal mio link, che è questo in alto, prova Kartra da un dollaro, allora lo riceverai. A parte che se l'hai fatto già, probabilmente dovresti averlo ricevuto. Ma se non sei mio cliente, se non, la prima volta che sei entrato in contatto con me, se tu clicchi qui su Mi affilio a Stefano Benvenuti, ti viene chiesto il nome, il cognome e la mail che utilizzi, non la password, mi raccomando. Solo nome, cognome e la mail, e questo sistema ti darà accesso in automatico al corso di Kartra, ti invierà le credenziali, comunicherà con Kartra per dirgli che tu puoi passare sotto il mio link di affiliazione. Se non hai nessuno che ti segue, da quel momento avrai Stefano Benvenuti che ti può dare supporto. Il primo modo è quello della call gratuita. Chiaramente non paghi nulla per questo e hai anche tanti altri vantaggi che puoi leggere in questa pagina legata al corso, ok? L'ultimo aspetto sicuramente è quello di creare un account Kartra. Quindi crea un account Kartra. Crea un account Kartra perché una volta che l'hai creato da stefanobenvenuti.com ricevi il corso, ricevi l'assistenza, ricevi altri vantaggi che probabilmente ti possono far comodo per utilizzare Kartra al top. Richiedi il corso di Kartra in italiano e fissa la tua call. Ok? Io per questa settimana ti ringrazio, spero di esserti stato di qualche utilità. Spero che Kartra aiuterà te e il tuo business a realizzare i tuoi obiettivi. È veramente uno strumento molto 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 potente. Personalmente io mi ci trovo molto bene ad utilizzarlo rispetto a tanti altri, e se ci sono domande o curiosità, vai o sul gruppo Incartrati o qui nel video direttamente, lascia il tuo commento, io ti risponderò con piacere. Alla prossima settimana, a presto!